Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi volevo fare un video della Makeup Collection. Quindi iniziamo subito. Allora, qui abbiamo lo specchio della Babyliss. Poi qui in questo contenitore ci sono tutti i miei correttori, questi della Prestige, poi cioè, sono l'eyeliner, due eyeliner, il Kiko, poi c'è questo illuminante della Kiko. Un piegaciglia, un altro illuminante, questi pennelli da sopracciglia, poi un altro correttore, questo qui, poi ho questi baby lips che mi sono stati regalati, poi qui non c'è niente. E qui c'è soltanto una palettina e delle spugnette così. Poi qui, in quest'altro contenitore, ci sono tutti i rossetti. Questa base che non dovrebbe essere qui, però non fa niente. Poi qua sono tutte cose per la cura delle labbra, diciamo questo è il reparto labbra. Poi qui ci sono tutti i pennelli, qua tutti i pennelli occhi, qua i pennelli viso e qua delle spugnette. Un kabuki, eccetera. Ho messo questo uso così per arrivare la polvere. Poi qui sono delle creme, questa crema contorno occhi, sono tutte e due dell'erborario. E questa è l'acqua con cui bagno i pennelli. Poi qui ci sono tutte le matite, tutti i colori, i matitoni della Kiko, eccetera. Poi qui sono gli altri eyeliner. Qui sono tutta la valanga di mascara. Poi qui sono i gloss. E qui delle tinte labbra, così. Invece qui. Qui invece ho tutti gli ombretti in crema e ricambio di piegaciglia. Poi qui sotto abbiamo, allora, qui in questo scatolo sono tutta la base, quindi stanno blush, terre. Questa è la nostra terra, cipria, vere terre, illuminanti, fondotinta, qua sotto ci stanno tutti i fondotinta, qua altre spugnette. Poi qui questa palettina della L'Oreal, altre spugnette per applicare gli ombretti, questa è una palettina della
questa collezione qui. Poi qui sono tutti gli ombretti mono, sono questi pigmenti della Kiko che però non uso anche se dovrei usare. Questo ombretto della FME Makeup, questo della Sephora che amo, è sbrucichissimo, bellissimo proprio. Poi ho questi campioncini di profumi, queste mollettine e qui sono tutte le palette. Questa paletta della Kiko che amo, stramo. Ma non riesco ad aprire, però bellissima. Poi questa qui comprata nuova, cioè da poco, della Pop Art, bellissima. Poi questi sono i colori, si apre e qua sono i rossetti. Bellissima. Poi questa qui della Deborah, che si è pure rotta perché c'era un pezzo sotto. Poi questa palettina dell'Avon. Questi colori qui, poi ho questa palette di ombretti presa su internet con questi colori qui, poi ho questa palette di correttori sempre presa su internet, poi ci faccio il contouring in crema quando ve lo faccio. Questa palettina della Sephora che non riesco ad aprire, vabbè. Poi quest'altra palettina della Deborah. E infine quest'altra della Pupa. Poi qui sopra, in questa pochettina, qui sono tutti i gioielli, tutti i gioielli. Poi qui sono tutte le trousse della Pupa. Qua delle salviette struccanti, altra trousse della Pupa, questo profumo della Yves Rocher che mi sono regalato ieri, e infine questi togli smalto della Kiko. Poi qui ci sono tutti gli smalti. Tutti gli smalti che possiedo, con le lime, eccetera. Poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere, sempre qui, è un'altra crema della Clinians che aspetto di finire col barattolino per iniziare questa qui.
Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Un bacio!